Vorresti realizzare una t-shirt morbida per il tuo guardaroba fai da te e sei una taglia curvy? Stai cercando dei pantaloni lisci davanti nel cinturino ma con l'elastico dietro e anche questa volta sei una cuciamica burrosa? La gonna a tubo è un capo che non può mancare nel tuo guardaroba fai da te, ma hai una linea curvy e fai fatica a trovarla nei negozi? Crea la tua gonna su misura. Se hai voglia di estate, di fashion e di long dress, hai trovato il cartamodello che fa per te. Se hai voglia di sfogliare con me il Burda Curvy Primavera-Estate 2020, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bentornate cuci amiche e cuci amici nei miei video tutorial di cucito startoriale e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi sfogliamo assieme il Burda Curvy Primavera-Estate 2020, la rivista dedicata alle taglie comode, alle taglie più burrose, appunto dalla 44 alle 60 intese come taglie tedesche. Se volete vedere il rapporto con le taglie italiane e scoprire come modificare i cartamodelli nelle tipologie dei cartamodelli burda, vi invito a cliccare nella box qui sotto per vedere la mia video guida completa dedicata a come interpretare e modificare i cartamodelli burda. Prima di entrare nel video di questa video recensione di oggi, vi invito a cliccare un bel pollice in alto su questo video e iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto per restare sempre aggiornati sulle mie pubblicazioni. La t-shirt versione chic 406 nelle taglie dalla 44 alla 54 è il primo capo presentato in rivista, è super easy, ha un pallino di difficoltà, ha una manica abbastanza cascante ed è impreziosito da due pieghe pizzicate nella spalla destra e sinistra. Questo conferisce anche un bel movimento alla spalla, soprattutto a quelle cuci amiche che hanno delle spalle importanti e non vogliono che vengano messe eccessivamente in risalto. Questo effetto di cucitura particolare conferisce movimento e spezza la figura. Vi consiglio di realizzarlo in jersey, vi consiglio di realizzarlo in cotone elasticizzato, potete anche realizzarlo in una felpina leggera estiva. Bellissimi i pantaculotte 416 nelle taglie dalla 46 alla 60, due palline di difficoltà per un capo veramente molto furbo perché il cinturino davanti è completamente liscio. Comincia invece ad avere l'elastico nella parte dietro, in questo modo avremo un davanti bello piatto che sfina la figura e un dietro morbido e confortevole grazie all'elastico. Attenzione alla scelta del tessuto perché le righe sono sempre una scelta borderline. Scegliete righe alternate da stampe come in questo caso, oppure optate per tessuti comunque molto leggeri, purché coprenti, anche in tinta unita per un look più elegante. La gonna a tubo 411 nelle taglie dalla 44 alla 54, taglie tedesche, ha un cinturino molto sottile. Potete imparare a cucire il cinturino con la fliselina giusta nel mio video tutorial dedicato. Come fare per vederlo? Cliccate sul titolo del video che state visualizzando adesso e vi comparirà la descrizione completa con anche il link dedicato al paragrafo dei video tutorial correlati. Abbiamo un bel taglio nel centro dietro che sfina sempre la figura e vi consiglio personalmente di scegliere come tessuto anche un tessuto stretch, come un raso di cotone stretch o un piqué di cotone stretch che ci permette di avere una vestibilità molto più confortevole in prossimità del fianco. La maxi blusa 403 nelle taglie dalla 46 alla 56 ha tre palline di difficoltà perché ha tutte queste piegoline. Queste pieghe conferiscono estrema femminilità al capo, sono delle pieghe impunturate ed è anche impreziosito da uno scollo a goccia. E anche qui avete il mio video tutorial correlato linkato qui sotto per andare a realizzare uno scollo a goccia perfetto. Possiamo realizzare questa blusa in jersey, in viscosa, in chiffon, in crepe de chine, in seta lavata, purché siano tutti tessuti molto leggeri e molto fluenti. Voglia di estate e di femminilità con questo long dress, ma al tempo stesso anche di comodità e sportività, perché è un capo semplicissimo da fare, ha una pence orizzontale sul seno, una manica molto arieggiata che possiamo modificare facilmente piegando a metà il cartamodello
modello della velina della manica e chiudendone l'apertura stessa e ottenere dunque una manica più sobria, uno scollo bello ampio e una arricciatura appena accennata. Realizziamo questo cartamodello anche in doppio tessuto, ossia sopra fodera più pizzo, sotto un singolo strato di tessuto tinta unita per un look più elegante, oppure scegliamo stampe tropicali o stampe comunque dalla linea simmetrica per un look più sportivo. Sempre femminile il modello wrap, quindi il modello incrociato. In questo caso questa shirt wrap incrociata, la 401 nelle taglie dalla 44 alla 54, è perfetta per indossarla anche al lavoro, comunque sotto un pantalone 7 ottavi. Avete visto un video tutorial correlato nel mio canale dedicato al wrap dress per andare a realizzare queste pieghe molto furbe, perché sono pieghe drappeggiate. Vi consiglio di realizzare questo capo anche in bicolore, magari scegliete un tono più acceso sopra, un tono più scuro sotto e andate ad abbinare il tono superiore del corpetto al tono del pantalone. Delizioso, è veramente il mio capo preferito di questa rivista, l'abito 409 nelle taglie dalla 46 alla 56, tre pallini di difficoltà per un abito chemisé che ha un punto di forza. Il punto della vita. Infatti questo abito è a vita alta ed è un dettaglio che conferisce slancio alla figura, sottolinea il décolleté ma nasconde il punto vita e l'addome grazie alla gonna a teli. Ve la consiglio particolarmente anche perché c'è il colletto, il polsino e la lista a bottonatura, che sono tutti video tutorial che potete già trovare sul mio canale e imparare dunque a realizzare questo chemisé perfetto. Il blouson casual con cappuccio 418 è un capo per esperte, ha infatti tre pallini di difficoltà nelle taglie dalla 44 alla 58, è dedicato e completato con un passanastro, con un cappuccio, con una cerniera zip centrale, con due cerniere inserite nei fianchi per andare a completare il blouson, per cui lo consiglio a quelle cuci amiche un attimino più esperte. Provate a trovare un tessuto waterproof, per cui un tessuto idrorepellente, un tessuto resistente all'acqua, in modo tale che possiate utilizzare questo blouson anche nelle eventuali giornate uggiose. Deliziosa, fantastica, c'è poco altro da dire. La tuta 413 nelle taglie dalla 44 alla 54 richiama il corpino che abbiamo visto in precedenza con le pence drappeggiate. Andiamo però a completarlo in questo caso con una lista a bottonatura veramente curiosa e anche la lavorazione di un pantalone molto morbido. Realizziamola in lino leggero, in cotonina leggera o anche in seta lavata leggera, purché optiamo per tessuti molto leggeri, fluenti, che anche se si stropicciano conferiscono comunque al capo un look decisamente sportivo. Possiamo utilizzare una cinta in tinta oppure possiamo utilizzare una cintura di cuoio. La blusa hippie 404 nelle taglie dalla 44 alla 58 è caratterizzata da una manica che si apre un po' a campanella, ma potete facilmente modificare la manica portandola diritta nel fondo del cartamodello stesso. Ha uno scollo che è un po' a goccia, un po' a V, ma possiamo rifinirlo con una paramontura molto semplice e possiamo scegliere il tessuto per renderla più classica o più hippie, per cui un tessuto fiorato piuttosto che una cotonina leggera, un lino leggero, una stampa mille fleur su tessuti di cotone o viscosa per un look più giovane e romantico, oppure anche in raso per un look decisamente più elegante. La giacca 417 nelle taglie dalla 44 alla 54 è perfetta se realizzata in boucle, in tessuto Chanel, in tutti quei tessuti più pesanti dedicati alle giacche. Possiamo confezionarla sfoderata andandola ad impreziosire con il nastro sbieco di raso o di poliestere su tutte le cuciture interne, oppure possiamo andarla a realizzare foderata. Essendo una giacca ben sagomata sul davanti e anche sul dietro, possiamo concedercela in qualsiasi scelta cromatica. Io prediligo particolarmente il bouclé perché conferisce alla giacca una perfetta stabilità, una perfetta solidità, purché, mi raccomando, l'andiamo a fliselinare nel modo giusto, come avete visto nel mio video tutorial correlato dedicato alle fliseline perfette per giacche ed abito. La gonna 412 nelle taglie dalla 44 alla 54 è la versione di gonna tubo che abbiamo visto in precedenza, semplicemente più corta.
Effetto smoke per la gonna 410 nelle taglie dalla 46 alla 56, tre palline di difficoltà. Vi consiglio particolarmente di realizzare questo progetto in mussola di cotone, in cotone leggero, in lino leggerissimo, ma l'ideale è proprio la cotonina leggera a stampa microfiorata, perché l'effetto del punto smoke si può fare bene solo se utilizziamo un tessuto davvero leggero. Evitate in questo caso raso o tessuti troppo preziosi, perché si stropiccerebbero nella lavorazione del punto smoke. La long shirt, il capo super easy di questo numero, è la versione 405 nelle taglie dalla 46 alla 60. È molto semplice da fare grazie alla sua manica molto cascante, il suo risvolto che possiamo realizzare in tinta o anche a contrasto, l'orlo diritto davanti e stondato dietro, una pence verticale o meglio una pence obliqua che ci permette di dare veramente slancio alla figura. La consiglio a tutte quelle cuci amiche che hanno magari non solo un seno molto importante, ma anche un seno un attimino basso, perché la pence obliqua in questo modo slancia e alza un pochino la figura. La potete realizzare in jersey o anche in viscosa o anche in maglina leggera. Potete sceglierla eventualmente anche in un solo strato di chiffon, per cui un top davvero trasparente, mettendo sotto una canotta dal taglio lineare. Allora allungatela anche nella figura, la trasformate in un dress, in un abito, e ottenete dunque un abito con una bella sottoveste sotto per un look decisamente più elegante grazie allo chiffon monostrato che conferisce trasparenza, femminilità e sensualità. L'abito in jersey 407 nelle taglie dalla 46 alla 56 è perfetto per l'ufficio ma anche per il tempo libero. Mi piace molto in viscosa lucida, come intravedete anche un po' dalla foto per la sua luminosità, perché è particolarmente vestibile, è particolarmente confortevole grazie alla sua alta elasticità. Possiamo andare ad avere questo elastico appena appena accennato che andate a personalizzare provandovi il capo, e la lunghezza è veramente perfetta. Lo scollo a cascata poi è un punto di forza per tutte quelle cuci amiche che hanno un seno importante, che mi chiedono sempre aria, respiro per il décolleté. Questa è la scelta giusta. Due versioni di pantaloni, fantastici, non c'è niente da dire, dovete proprio farli, perché i pantaloni 7 ottavi 415 nelle taglie dalla 44 alla 54 sono perfetti in piqué di cotone stretch, in raso di cotone stretch o in jeans purché stretch. Sono perfetti a 7 ottavi con uno spacchetto, hanno uno sprone del gluteo dietro veramente stupendo perché è stondato, e hanno una vestibilità bella aderente con la patta del pantalone davanti, che potete imparare a realizzare seguendo il mio video tutorial correlato dedicato alla costruzione della patta del pantalone. Stesso modello il 414, semplicemente con le tasche applicate in stile jeans e una linea più lunga che arriva fino all'orlo, stupendo anche in tessuto jeans a pois abbinato appunto a questa camicia jeans, è fenomenale. La camicia chic, anche questo è un capo che dovete avere nel vostro guardaroba fai da te, perché la camicia 402 nelle taglie dalla 44 alla 56 ha tre palline di difficoltà, due pence laterali, una pence verticale davanti, una pence, o meglio scusate, due pence verticali anche nel dietro, conferiscono sagoma e femminilità alla figura della camicia, la rendono veramente su misura mantenendola però morbida, perfetta in seta, in viscosa, in seta lavata, in tutti quei tessuti anche il rasetto o comunque il poliestere sintetico molto leggero che non stropicciano e che sono veramente molto leggeri. Attenzione perché scappa ovunque anche la stoffa quando la cuciamo. Abbiamo il mio video tutorial sul polsino, sulla lista bottonatura, sul colletto, che ci permettono di realizzare la camicia perfetta. Bene cuci amiche e cuci amici, io vi ringrazio per aver condiviso con me questa video recensione del Burda Curvy Primavera Estate 2020. Se vi è piaciuto questo video ditemelo nei commenti, lasciatemi un bel pollicione alzato su questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale per restare sempre sintonizzati su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Pogliese.